Allora, il tipo ha soltanto 45.000 visualizzazioni. Mettete like, condividete su Facebook, Instagram Stories e commenti. Lo facciamo diventare virale perché il ragazzo viene dal blocco, non può continuare a vivere di espedienti, di spaccio, microcriminalità. Cioè, lui nella musica ha trovato la sua redenzione. Redenzione, guarda, non com'è. Ma, quindi mi raccomando, qua sotto, hashtag fuori dal blocco. Bravo. Ragazzi, sono figlio a me. E oggi una promessa del rap trap cantautoriale italiano. Finalmente ci sentivamo la mancanza. Dopo che il padre ci ha accompagnato per tutta l'infanzia. Ci ha accompagnato. Figlio d'arte? No. Quindi il questo, padre. Questo è un figlio d'arte. Appena, DJ Francesco. No, non ho detto. Ciao fra. No. Cosa? Sì, fidati. Ho detto. Beh, ma suo padre suona, quindi. Però potrebbe essere simile, però attenzione, perché. Vabbè. Aurora Ramazzotti. No, ne ho detto una che non sa fare nulla. Quella hanno imbastito tutto un programma brutto. Solo per dire, guarda, che questa deve fare una showgirl da grande. Che no. Altri lavori non c'ha. Io ti voglio bene. Cazzi, io ti voglio bene, perché comunque vabbè, però. C'è la nostra età, no. È più piccola, più piccolina, sì. Beata lei. Però dai, hai ancora un margine di miglioramento, perché sembra che sei simpatica. Sì, però quel programma non si poteva vedere, con le cose fetish, a po', facciamo tutti finta di niente, ma è quello. L'unica cosa figa era quello che apriva le bottiglie del Coca. Delle birre con lo scavatore. Sì. Mio zio, cazzo, quello. Cazzo, calabrese. Posa pranzo. Scommettiamo una birra. Che ti apro tutte e quattro birre con cose. Ma le bevo io. E il muro lo fai tu. Mamma mia. Vabbè, a parte questo, è arrivato il momento di parlare della dieta di Barlo. No, ma questo era uno special in bianco e nero. Allora, io sono andato. Guarda, mi girano. Sono andato dall'otorino. Laringoiatro. No, laringoiatro. E questo al posto della mia medicina mi dà la dieta. Ma si può essere così stronzi? Ma poi, ma che cazzo di... mi rappresenta che? Allora, dopo le 2 del pomeriggio non puoi bere. Non puoi bere le energy drink e le Davvero? Spermute e i vini frizzanti e la birra e il whisky. Dopo il pomeriggio, quindi. Ma uno può ubriacarsi già al mattino presto, perché poi deve seguire la dieta. Ma è possibile che devo svegliarmi col controllo? Poi continua. Ah sì, contro tendenza, credo. Assolutamente no, la cannella al mattino. Cosa? No, dopo le 2 la cannella no. Ma che cazzo è Gremlin? Diventi pazzo. Ti fa degli squilibri. Poi? E i sottaci. Quelli mai? No, sottacenti hai un margine che dai dalle 2:30 alle 6. Scusa, ma devi stare, parte, ma so, fatti i timing. C'è anche l'altra pagina. Consigliati. Cioè, cereali alla crusca, glassati. Couscous. Buoni però glassati. Couscous. Noi abbiamo la polenta, e la feta. Ma la sera io posso mangiare, attenzione. Ecco. Bistecca di coniglio. Pesce crudo, pesce al vapore, prosciutto crudo, bresaola, pesce al fresco alla griglia. Oh, ma che non andare da cracco a mangiare, che sto puzzando di fame. Un prosciutto crudo. Quando fai questa dieta chiama anche me. Sì, ma che cazzo è? La sera il pesce coniglio. Al vapore. Buono. Coniglio. Vabbè, ma che medico era questo qua? Uno più di soldi. Ma tuo manager Fedez. 2 foglie di menta a colazione e un biscotto. Cosa? Sono il bambino d'oro, sono diventato il bambino d'oro. Mangiare le foglioline. Vabbè, dai. Vabbè, andiamo a fare la dieta. Vabbè, ho c'ho capito. Mal di gola la dieta. 13 Pietro. Cos? 13 Pietro. No, si chiama pizza ai fichi. Non li posso mangiare, vedi. Allora, questo nome è una fusione tra 2 nomi che non mi piacciono. 13. Che è una merda. Ed è ridicolo proprio. E Pietro, che è mio zio, quello che scavava nella. Oh madonna, quello dell'ultima grigliata? No. No, quello è Ruminico. No, Ruminico, lasciamolo lì, allora. Ok. Produzione, Mr. Monte. Ma sai che mi ha pisciato a beve io? Cioè, volevo fare un approccio, ma ha pisciato male. Questa cosa con questa roba che andiamo a vedere. 1, 2, 3. Bella per figlio di Gianni Morandi. Mr. Monkey chi sarà? Uno dei... Spero di non quello di Novara. Vai! On Rodeo. Però guarda che bello. Ma Focaccia delle... Ma chi è? È Capo Plaza. È lui? Capo Plaza infiammabile. È Capo Plaza fuori forma. Sì, non si prenderà sul serio però. No, beh, si vede che è una cosa... Ma è romano lui? No. Anche le facciate alla signorina. Mega pizze! No. Che schifo. Che viola, che lì.
se annoia sembra Califano. Dietro mi cannato, Pluto, ci sei già rimasto. Che vergogna. Ma perché gli si incendia la testa? Le teste in fiamme e fin da qui. Ah, le teste in fiamme. Guarda Mr. Monkey. Comunque è un cliché di tutti i rapper che fanno cagare. Ma tuo papà con queste mani grandi non ti dà dei grandi schiaffi. Però il melodico l'ha preso dal padre e ce lo fa bene. È tipo Plaza Romano. Sì. Ma non ha senso. Beh, oh, però il tecnicismo dello strascinare le parole, eh. Sai cosa mi sto strascinando io da quando è iniziato sto pezzo? Indovina. Indovina, guarda, sono una coppia. Ma veramente sa, sente calda. Però non parla di blocco, eh. Come no? Vedo gli sbirri di scappo. Magari la finanza, il padre. A me. E perché rimane così? Perché è un ritardato. No, io devo capire se sta facendo per finta. No. Non può rimanere con quella faccia lì da ritardato. No, purtroppo no. Hai imitato anche le facce di Ian Signorino all'inizio. Ti rendi conto? Allora, io lo faccio, voglio il testo. Ti canto la vergogna e lo schifo. Ma tuo padre con le mani grandi non ti dà i grandi schiaffi? Ma non hai imparato niente da Wayne? Come si rappa sul boom bap? Quanto che sono ti 13? Quanto sono 30? Raga, io non pensavo di dirlo, però secondo me 13 è meglio di questa roba, te lo dico. No, che quello cammina in rimbalzo quando cammina. Allora, mica pizza, 13 Pietro. Mica pi, ya ya. Questo è 13 Pietro. Mica pizza e fichi. Mica pizza e fichi. Mica pizza e mica pizza e fichi, yeah. Mica pizza e fichi, no. 13, pica Pietro. Mica pizza e fichi. Cosa? Mica pizza e fichi, mica mi capisci. Mi capisci, ehi, mica pizza, ehi, ok. Ok, ehi, le attivate tutte subito. Tutte. Ok, strofa 1. Metto fuori. Gianni! Zitto! Picchi i tuoi figli, ogni tanto, dovevi picchiarlo ormai è tardi. Dovevi picchiarlo prima. Metto fuori la testa dal buco, ok. Quale buco? Guarda cosa su. Ah, questo della signora Morandi. Che io non li voglio bene. Come si chiama la signora? Amore, come si chiama la moglie di Morandi? Vabbè, ritardata. Metto fuori la testa al buco, ok. Guarda cosa succede qui intorno, ok. Mastro, sta attento a tutti e nessuno. Ok. Sguardo sfocato, vedo il contorno, ma non. Resto fermo con le mani in mano. Ma scusa, ma non è giusto. Sguardo sfocato, no? Ho lo sguardo sfocato perché sono sballato. Hai capito? Io sono sballato. Quindi sono figo, sì. Capito? So stare al mondo, sono uno mica che sta a stare al fumo mondo. Le canne sono di papà. Strada, sono di strada, scappo dagli sbirri. Ma non c'è scritto scappo. No, lo dice dopo, spoilerato, scusate, aspetta. Vedo il contorno, ma non il resto. Perché? Oh. Vedo il contorno, ma non resto fermo con le mani in mano. In mano, in tasca, mio fratello come talisma. Oh, cosa ha detto? Magari non ho rotto tutto perché abbiamo solo sta cosa qua da lavorare. Perché solo questo abbiamo. Basta, vai. Abbiamo altro nella vita. Quindi non ci puoi denunciare. Allora, se ci denunci, ti metti in fila con Equitalia, Trenitalia, la signorina e tutto. Cosa allora, Equitalia? Sguardo sfocato. Vedo il contorno, ma non resto fermo con le mani in mano. Ok? In quindi tasca faccio qualcosa per vederci bene. Andrò dall'oculista. In mano, in tasca, mio fratello come talisma. Secondo magari me magari è la foto di quello del fratello. Al cellulare e metteva solo i consigliati. Sì. E ha fatto una scrittura steampunk, hai capito? Cyberpunk. Quindi è innovativo, ok. Ma non è che è morto il fratello e quindi c'ha una foto del fratello che non è. Fumo dentro gli occhi, fumo cali dentro gli occhi. Fumo cali piano. Ah, fuma la cali. Gatto, cosa c'hai? Lo so, fa schifo anche a me, adesso abbiamo finito. Fumo il resto e noia, sembra Garifano. Questa è l'unica cosa bella che Pietro, è. Mica è nato biondo, come Mr. Monkey, lui è nato biondo. Ma comunque è nato biondo, che cazzo vuoi, almeno ha fatto è uno storytelling anche su questa bionditudine. Sì, appena arrivato sfondo, sì. La tua testa di cazzo corto, ci sei già rimasto sotto. Ho capito. Pietro, come non venirmi a dire che ti stai prendendo sul ridere, perché non è vero, lo sappiamo noi, lo sai anche tu. Zitto. Non crederci finché poi diventi che tutti dicono una merda, dicendo ma io scherzavo. Non è che stavo scherzando. Non è la satira questa. Pietro, contro ogni divieto, non voltarti di dietro. Non voltarti di dietro. Quante volte mi ripeto, Diego con la palla tra i piedi. Diego Armando Maradona. Sì, sono troppo bravo. Riempi questi bicchieri, brindiamo ai carabinieri. Però brindiamo ai carabinieri. Che ci stiano lontani, che ne nascano meno. Davvero? Cioè, tuo figlio è ACAB, quindi promuove droga e ACAB, quindi è anche contro le istituzioni nazionali. Gianni Morandi, va bene.
Va bene Gianni, io ti voglio bene. Tu Gianni, che canti per le signore, per le sciure, novantenni, pubblico di Sanremo, bigotto, tradizionalista e tutto quanto, questo è quello che è il tuo prodotto, poi genetico. Tu c'hai delle mani. Due però. Pam, 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 pam. Niente. Vabbè, però io ti dico, non voglio niente con te perché la mia mamma se no mi scassa la Waller. Penso che sua mamma voglia farsi anche fare del fisting. Gravidare Gianni, sì. Fisting. Che stiano lontani. Che stiano lontani, che nascono meno. Corro come la NASCAR se mi affianca uno scemo. Uno sbirro. Io scappo dagli sbirri. Lo scemo, lo sbirro. Io l'ultima volta che ho fatto lui scappa dagli sbirri. Il sindaco mi ha denunciato, lo sai. Lui scappa dagli sbirri, attenzione. Sì, che ci siano lontani come nasca, che ne nasca meno. È brutto sta cosa, raga. C'è veramente brutto. Mi scappi dagli sbirri. Ah, per carità, ma non mi piace. Ah, scappo sugli sbirri da un Ferrari, su un Ferrari rubato. A me però la guardia di finanza non piace, per carità di Dio, però. Che nasca... Madonna, che vergogna, raga. Che vergogna. Strofa 2. Guarda come arrivo. 4-4, sto su una 4x4. Ah, che rimona. Sì, sì. Siamo in 4x4. Siamo in 4x4. Cosa vuol dire? Siamo in 4x4 persone. Io so che io sì che provo a scriverlo sto messaggio. Minchia, messaggione. Ma non so se puoi mandarlo, se sei tu il destinatario. Ma mi sta parlando ancora di uno sbirro, perché non lo so, un nemico immaginario. Non so. Se non riesci, riprova. Se non riesci, coltiva e continua lo sbatto. Però figa questa qua, cioè, yeah. Interessante. Yeah. Mi ritrovi alla 13ª ora. Sì, che citazione, wow. Perché di Cresi, ma non hai mai raggiunto il mio linguaggio. Meno male. Stendo tutti questi colpi. Quali? Questi colpi. Questi colpi. Non ho una beretta. Non ho una beretta, ma ho già finito tutti sti polli. Cosa? Lui spara coi polli. Ah, lo sparapolli. Quindi lui prende al posto dello sparamucche, lui lo sparapolli. Senti la mitraglia, è 13 secondi. Stai fissa col 13. Ah, sì, perché sono. Ti restano a scappare, quindi corri. Quindi fatti di rabbia. No, scusami, c'ho un bridge. Fatti di nebbia. Fatti da parte. Nebbia dal fumo. 13 talis. 13 carte. Qui per farti muovere le chiappe. Minchia, non sono riuscito a stare fermo un secondo. Quindi muovi il culo in fretta. Devi andartene. Yeah. Ma non dovevo ballare. Mo' no, devo andare. Ah, arriva la finanza per il bordello. Devi. Via. Lanciato bene il padre. Ho capito. Raga, io sono. Tu con tutte le possibilità che avevi, con un DNA anche di razza. Con un DNA anche di razza, che tuo padre non è proprio un coglione, voglio dire. Sei riuscito a diventare questo. Niente più di questo. La tua massima aspettativa è questo. Ma tu avevi già i soldi, stavi già bene, scopavi già. Perché vuoi rimetterti in ridicolo? Questi sono generazioni Gianluca Vacchi. Ti prego, dimmi che hai scherzato. No, purtroppo no. Perché non c'era nulla che lasciava intendere allo scherzo, alla burla o all'autoironia. Forse il video è fatto un po' così con sta testa. No, l'autoironia, no, perché quelle vaporwave, capito? Vogliono fare le cose. Almeno con tutti i soldi che avevi potevi farlo bello il video. Non dico bella la canzone, ma è un bel video. Magari il padre non gli dà i soldi, dà gli schiaffi. Ma cosa schiaffi? No. Io sono basito. Possiamo mandare un messaggio a Morandi? Facciamo un Instagram Stories adesso. No. Taggo suo padre, dico picchialo.